Ciao a tutti e benvenuto ancora a un benvenuto speciale a tutti voi che mi seguite sul mio canale YouTube. E siamo ancora qui per i 10 minuti di Manuela. E oggi continuiamo il nostro discorso per ciò che riguarda il sistema di aromaterapia emozionale della doTERRA con le sei miscele che ci aiutano a gestire le emozioni. Abbiamo già visto in queste settimane, negli scorsi gli ultimi video, abbiamo visto il Cheer, miscela del buon umore, abbiamo parlato del Console, che è una miscela confortante. Oggi parleremo del Motivate. Ho sbagliato, scusate, la bottiglia. Il Motivate, ed eccolo qua. Motivate ha la scritta nero su arancione. Adesso in un attimo vi parlerò anche di questa miscela. Volevo un attimo continuare il discorso per ciò che riguarda quella persona mi sta proprio sullo stomaco. Questa cosa non la digerisco, non mi sale, cioè non mi va nessun né giù. Mandiamo giù il boccone amaro. Sono tutte frasi, come ho detto già in passato, che ci indicano come il mondo esterno e il nostro mondo psichico, emotivo sono strettamente collegati alla digestione. Settimana scorsa vi ho accennato al fatto che le patologie che spesso nascono dalla nostra mente poi diventano problemi veri e propri a livello fisico. L'intestino e il cervello comunicano molto da vicino. Le cellule neuronali, scusate, presenti nell'intestino, seppur in numero inferiore rispetto a quelle presenti nel cervello, a seguito di fattori fisici o stimoli di vario tipo, ad esempio le emozioni, rilasciano in media il 95% della serotonina complessiva rilasciata dal nostro organismo. Ok, 95% di serotonina. Abbiamo detto che serotonina è l'ormone del benessere, l'ormone che ci rende felici. Quindi tutte le volte che le emozioni sono associate ad ansia, paura e tensione, il cervello invia all'intestino l'ordine di rilasciare altra serotonina in modo tale da poter gestire questo surplus di emozioni negative. E purtroppo questo avviene non senza conseguenze per la funzionalità dell'intero apparato digestivo. La muscolatura, cosa succede? La muscolatura addominale infatti si contrae, provocando gonfiore, diarrea, crampi, nausea e tanto altro. L'eccessiva tensione e stress emotivo inducono nello stomaco una ipersecrezione di acido cloritrico, che provoca nel tempo infiammazioni, bruciori e addirittura ulcere. Alla luce di questo, ricordiamo che sono proprio le emozioni negative la fonte del nostro malessere. Okay? Quindi, ogni emozione non espressa lascia segni nel nostro corpo. Questo è il messaggio che volevo lasciarvi oggi. Le emozioni negative possono farci ammalare. Non dimentichiamolo. In assenza di una vera patologia fisica, è fondamentale, estremamente importante lavorare sul proprio stato psicologico, riducendo il livello di stress anche mediante altre vie di sfogo. Poi ognuno di noi ha delle valvole di sfogo, chi può fare ginnastica, chi fa meditazione, yoga, chi suona il piano come me. Ognuno di noi sa come sfogare il proprio stress, ma è importante che sapere che abbiamo anche oli essenziali che possono aiutarci a stare meglio, ad alleviare le nostre tensioni. Ci sono diversi oli essenziali. In questi video mi concentro solo sulle miscele del kit di aromaterapia emozionale, ma veramente ci sono tantissimi oli, soprattutto gli agrumi mandarino, bergamotto, arancia dolce, ma anche il pompelmo, veramente tutti i vari oli essenziali di agrumi ci aiutano ad alleviare le tensioni e lo stress. Ma queste miscele studiate, create con cura dalla doTERRA, sono ancora più efficaci perché uniscono famiglie diverse di oli essenziali in una miscela.
La miscela di oggi, vi ho detto, vi ho accennato, che è il Motivate. Il Motivate ha un odore, ha un aroma veramente meravigliosa, vi giuro, perché... Allora, questo proprio a primo acchito si sente menta e agrumi. Ho detto bene? Sì, esatto. Quindi le famiglie usate, di oli essenziali usate in questa miscela sono menta, ma famiglie di menta e famiglie di agrumi. Vi dico cosa contiene il Motivate. Contiene la menta, piperita, la clementina, il coriandolo, basilico, la melissa, che è un olio calmante fortissimo, veramente efficace, il rosmarino, lo yuzu, che è un agrumo giapponese, e la vaniglia. Tutto qui, tutto in questa piccola bottiglia da 5 ml. E il Motivate è una combinazione di oli di agrumi e di menta, come abbiamo appena detto e spiegato, che possono aiutare a motivare e stimolare un individuo ad avere coraggio di andare avanti con forza e con fiducia in se stesso. Questo lo metto nel diffusore al mattino, quando dobbiamo tutti come famiglia trovare la forza di alzarci e di iniziare la giornata. Soprattutto il lunedì mattina, che è sempre più difficile, dopo il weekend rilassante, senza lavoro e tutto il resto, ci dobbiamo rimettere in forza, in moto, per iniziare la settimana. Quindi il Motivate è fantastico da mettere in diffusione, 3-4 gocce in un diffusore, e farlo andare a gogo al mattino prima di uscire. Ricordate che abbiamo parlato del Cheer qualche settimana fa. Io alternerei Cheer e Motivate, oppure se avete più di un diffusore in casa, metterei Motivate in uno e Cheer in un altro, in modo da, man mano che girate in casa, da avere aromaterapia sia dell'uno che dell'altro in varie stanze in cui vi trovate. Questo per farci partire in quarta, no? Al mattino, quando a volte è difficile trovare la voglia di alzarsi e di fare le cose. Quindi anche questa miscela è meravigliosa, non potevate non aspettarvi questa frase da me. E il Motivate è veramente incredibile, perché l'ho usato e lo uso spesso al mattino, come ho già detto, per cercare quella forza, quella marcia in più, quella fiducia per andare avanti, soprattutto nei momenti un po' più difficili della nostra vita. E ce ne sono di questi momenti, purtroppo, però io sono grata che, nonostante questi periodi difficili, posso avere un aiuto da parte degli oli essenziali e dalla doTERRA per farmi andare avanti. È importante. Quindi, per oggi, quindi abbiamo parlato del Motivate. Anche questa miscela meravigliosa del kit di aromaterapia emozionale, per cui vi lascio, vi aspetto al prossimo video. Prossima settimana parleremo ancora di un'altra miscela del kit, che spero vi aiuterà a gestire meglio le emozioni. Eventualmente non fate parte del mio gruppo di Oli Essenziali Che Meraviglia su Facebook, andate a cercarmi, chiedete amicizie e sarete accettati nel gruppo. Tutto perché in quell'occasione, in quella sede, noi abbiamo diverse eventi, diverse possibilità di sentire anche testimonianze di altre persone, come questi oli essenziali ci aiutano per il corpo, ma anche per la mente, per il nostro spirito. Quindi vi saluto, vi ringrazio ancora per avermi seguita, vi aspetto ancora settimana prossima per il prossimo video, e ricordatevi, io sono sempre a vostra disposizione, mi trovate su Facebook, su WhatsApp, e cercatemi, oppure potete anche solo commentare questo video per eventuali domande e dubbi che avete. Vi aspetto e vi saluto, buona settimana, ciao ciao!